Voilà ragazzi, ciao a tutti le nicchie, bentornati qua su Farming Simulator 17. Allora ragazzi, manca ancora un po' e praticamente con le patate ci siamo quasi. Ancora qualche striscia, mi manca anche da togliere un po'... Com'è che si chiama? I steli, ancora un paio di steli. Allora ragazzi, in questo gameplay stavo pensando di comprare anche un paio di mucche. Magari ora inizia a starci bene. Mettiamo un attimo l'operaio. Allora io pensavo appunto, comincio a pensare un po' alle mucche, perché adesso abbiamo, diciamo, quasi quasi la possibilità di comprarle e quindi iniziare ad occuparci anche di loro, soprattutto visto il fatto che adesso con i maiali sto a posto. Adesso non ho più grosse difficoltà a dare loro da mangiare, quindi diciamo che voglio iniziare ad avere difficoltà con le mucche, va. In un modo o nell'altro voglio avere difficoltà. Oh, com'è combinato qua? No, dai, dall'altra parte veramente, cioè... Rimuoviamo tutti gli steli così questo caro operaio riesce a finire. Io ragazzi praticamente volevo appunto comprare le mucche e vendere anche i maiali, perché iniziamo ad avere qualche maiale in più. E quindi già che ci siamo andiamo a vendere un po' di maiali e compriamo qualche mucca. Poi qui in questo terreno ho intenzione di nuovo di seminare frumento, perché praticamente mi serve di nuovo la paglia e purtroppo non ne ho. Dovrei effettivamente fare, volendo, anche le balle di paglia, così se proprio serve, insomma, riesco ad avere un po' di paglia messa da parte, ma per il momento non ho alternative. E per quanto riguarda le patate, io appunto nello scorso gameplay già avete visto, ho fatto una bella montagnetta di patate, ho un altro cassone pieno di patate e quel cassone che vedete lì sotto si sta poco a poco a riempire pure lui di patate. Quindi facciamo un gran bel mucchio di patate. Questi alberi qui davanti non credo che sono pronti ancora. Penso che possono crescere ancora un po' di più. Quindi vedremo più in là, non li vado a tagliare ora. Allora, questo però non mi serve. Prendiamo... Vediamo qua la situazione, va bene. Prendiamo questo trattore e andiamo a prendere il carrello per il trasporto degli animali. Ho anche fatto qualche missioncina, raga, ovviamente per recuperare qualche lira. Difatti, come vedete, abbiamo 25.000 euro. Quindi andiamo a prendere un paio di maiali, raga. Dovrei avere un bel po' di maiali adesso. Ne prendiamo, penso che ne prendo 9, mi pare che ne ho tipo 18. Quindi ne prendo la metà e li portiamo a vendere. Il mais è finito, ma penso che abbiamo ancora del mais stipato da qualche parte, no? Mais, sì, ancora un pizzico di mais c'è sta. Carica, non scarica, no? Che devo fare? Ok, conferma. Sì, ecco qua i miei maialini. Guarda quanto è contento. Allora, dobbiamo andare nella fattoria di Mary e andiamo a vendere i maialozzi. Quindi la strada, raga, non è molto complicata, basta scendere ed è fatta. Quindi andiamo da Mary, scarichiamo i maiali e carichiamo le mucche. Ok ragazzi, dai, la fattoria di Mary è vicina. Ho scelto questo trattore perché è molto potente, così sta salita ce la facciamo per... Va, guarda che roba. La salita l'abbiamo fatta in un lampo. E mo Mary me paga, purtroppo paga poco, dovrebbe pagare circa 1200 euro a maiale. Ci dobbiamo un po' accontentare, mentre purtroppo le mucche valgono un bel po' di soldi in più. Ma almeno bisogna dire che si riproducono, quindi tutto sommato. È come dire che questi maiali li ho fatti così, punto e basta. Allora, vendi.
10.800, conferma, sì. Mucca, compra, 2, 3, ne prendo 6 o ne prendo 7? Ah, di più non ne posso prendere. Ah, il massimo è 6, giusto, ovviamente sono più voluminose. Ok, 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 va bene. Va bene, quindi ho guadagnato diciamo 10.000 euro, ma ne ho spesi 20.000 per comprare le mucche, giusto, ovviamente è buono vederle. Le mie bellissime mucche. A proposito, il recinto delle mucche dov'è? Ah, eccolo là, è vicino al terreno 27, quindi questa è la strada giusta. Sì, questa è decisamente la strada giusta. Ok, non è molto lontano. Oh, l'aiutante ha un serbatoio, va bene, aspetta. No, perché ovviamente più sta fermo e più pago per niente. L'operaio lo pago anche se non fa niente. E quindi questa è una cosa che noi dobbiamo assolutamente evitare. Perché guardate come si mangia i soldi l'operaio senza che fa un bel niente. Tra poco questo mi manda in povertà. Facciamo così. Tolgo l'operaio. Almeno risparmio un 100 euro. Tempo che aggancio il cassone. Dai, manca poco. E giusto, devo anche seminare qua. Me ne sto dimenticando. Me ne sto proprio a dimenticare. Va bene, le mucche le andiamo a scaricare tra non molto. Prima vediamo di scaricare anche le patate. Come vedete ragazzi, questo è il cassone, quello grande grande grande. Almeno con questo macchinario si riesce a malapena, diciamo, si riesce tutto sommato a far scaricare qua dentro. Ovviamente mi sono dimenticato che senza operaio il condotto lo devo estendere da solo. Ok. Teoricamente dovrebbe funzionare. Va bene, scarichiamo tutto e rimettiamo l'operaio, raga. Credo. E dai, è bloccato. Cammina, forza. Ok. Andiamo, ragazzi, a prendere... Andiamo a prendere una seminatrice. Quindi, come vi ho detto qua, andiamo a seminare... Com'è che si chiama? Dobbiamo seminare... Ah, a proposito, qui ci stanno le patate, vedete? Le devo ancora scaricare. Dove... Eccolo là. Allora, prendiamo la seminatrice e andiamo a seminare frumento. Vediamo un po'. Vai, operaio. Ok, anche se finisci i soldi non importa. Va bene. Allora, portiamo adesso... Portiamo le nostre nuove mucche... alla loro nuova casa. Ok ragazzi, siamo quasi arrivati. Allora, qua è dove io devo... Dove cavolo è che si... Ah, le mucche mero, si mettono qua le mucche, giusto. Ok, scarica. Conferma, conferma. Ok. Quindi per il momento questo... questo carrello per il trasporto degli animali però non mi serve più. Animali. Allora, acqua, paglia non ce l'ho. Erba non ce l'ho. Aia. Neanche il fieno a dire. Vabbè, per il fieno qualcosina si può ancora fare. Comunque vediamo un po'. Non abbiamo ovviamente nessun tipo di produttività. Dobbiamo assolutamente portare dell'acqua. E... Ok. Va bene. Allora, andiamo allora ragazzi a prendere l'acqua. Ok ragazzi, allora siamo arrivati dai maiali. Teoricamente, ecco, la cisterna con l'acqua. Allora, nel frattempo che venivo qua ho riflettuto un attimo. Ho riflettuto un attimo su una cosa. Allora, mi serve anche il cibo energetico. Praticamente per il cibo energetico serve anche l'insilato. Quindi stavo pensando di seminare il terreno... Come si chiama? Il 15, mi pare. Ma l'acqua la devo pure pagare. Ma che è un furto? Dai, un po' di acqua. Ma dai, ma da quando è che si paga l'acqua della fontanella? Ma pure l'acqua della fontana mi fanno pagare, oh. Vabbè,
Comunque stavo pensando di seminare metà terreno 15, metà frumento e metà mais. E se non mi sbaglio, già quello è a metà. Stop. Lui non. Lui semina pure mais? Ovviamente no. Perché? Perché appunto mi serve un po' di paglia e mi serve anche il mais per fare un po' di insilato. E anche un po' di mais me lo tengo da parte. Quindi per questo. Quindi facciamo metà terreno in un modo e metà terreno in un altro modo. Perché altrimenti devo aspettare parecchio tempo. Ora ovviamente devo prima. Prima devo coltivare quel pezzo di terreno là. E poi posso. Sì. Prima lo devo coltivare e poi lo posso seminare con il mais, ahimè. Quindi vediamo di iniziare a fare anche questo. Ma quello ha finito. Oh, il trattore che fine ha fatto? Ah, là è. Gli manca, si può dire, l'ultima striscia. Solo che io ho paura di una cosa. Se adesso gli dico di. Se gli dico qua di. Come si chiama? Di coltivare. Ho paura che vada dalla parte seminata e non dalla parte non seminata. C'ho, diciamo, questa paura. Quindi per ora vado magari un po' in modo manuale a coltivare. Non posso guardare all'interno perché c'ho paura che cancello dove ho seminato. Comunque stiamo a fare un buon lavoro in questo gameplay, dai. Ci stiamo occupando di varie cose. Ovviamente mi sto occupando principalmente di fare il possibile per dare da mangiare alle mucche. Quindi il mais per farci un po' di insilato, il frumento per fare la paglia. E vediamo poi. Vediamo l'operaio che mi combina. L'importante è che giri verso destra, bravo. Ok, bravo così. Bravo così. Oh, e qui è pure bello che è pieno. Per il momento questo magari lo metto qua. Ah, scarica pure. Va bene, meglio così. Allora, che devo fare più? Mi pare per ora qui niente. Allora, raga, andiamo a portare l'acqua ai nostri, alle nostre mucche, raga. Allora, vediamo se l'acqua va qua, raga. Ok, ecco qua. Un po' di acqua, non so quanta. Quasi il 50%, va bene. Quindi con l'acqua ci siamo, per ora questo non mi serve più. E torniamo agli animali. Acqua c'è, produttività ovviamente niente. Devo andare a prendere. Ok, dobbiamo tagliare dell'erba. Facciamo una cosa veloce veloce. Praticamente mappa. Ok, allora. Prendiamo tutto il necessario per tagliare l'erba. Perché a quanto ho capito a loro interessa anche la sola erba. Vai così. Dispiega. Vediamo se riesco a raccogliere un po' di erba qua da qualche parte. E mo devo dare un. Devo da mangiare a ste mucche. Non devo camminare troppo vicino al terreno, altrimenti mi dice che il terreno non è il mio. Non so di preciso quanta erba devo raccogliere, ma ne facciamo circa 3000 litri. Va bene così, questo terreno non è tuo, non l'ha detto. Questo campo non è tuo. Allora, 3002 di erba. Vediamo se alle mucche piace l'erba. Adesso non so di preciso dove va messa. Annaggia. Vediamo un po' se va qua. Ok. Non gliene ho data mica tanta, mi sa. Difatti, dai. Ancora un 3000 di erbe. Facciamo il pieno, tanto che me costa. Guarda, c'è una bella striscia qua. C'è un'altra bella striscia di erba qua, molto carina. Quindi facciamo altre 3000 litri e gli diamo l'erba.
altra erba. Ok, a posto. Insilato oppure fieno? Allora, il fieno... Ah, ne vuole tantissimo. Beh, il fieno praticamente devo tagliare erba e lo devo usare il voltafieno. Il voltafieno, raga, non so quanto costa. 11.000, quello più scarso. 1.210 in affitto. Vabbè, prendiamolo in affitto, va. Ok, fatto ciò, quindi devo tagliare un bel po' di erba. E dopodiché con voltafieno, sì, dopodiché mi serve il voltafieno. Allora, quindi prima di tutto tagliamo un bel po' di erba e poi la raccogliamo. Quindi adesso mi do un po' da fare, taglio tanta erba e poi ci preoccupiamo di raccoglierla più che altro. Ok, raga, allora, ho fatto un paio di strisce di erba. Adesso bisogna raccoglierla. Quindi stacco questo e andiamo a prendere il come si chiama, il voltafieno. Ecco qua, il nostro voltafieno in affitto. Ok, andiamo quindi di nuovo dalle mucche e facciamo il fieno. Cominciamo a dispiegarlo perché già siamo arrivati. Abbassa, accendi e andiamo. E facciamo il fieno, raga. Vediamo di farne tanto. La scocciatura è raccoglierlo, ovviamente. Ok, ho fatto un bel po' di fieno, raga. Purtroppo vicino al campo non mi fa lavorare l'erba. Facciamo così, allora. Vabbè, visto? È per questo che non l'ho comprato, perché per ora almeno penso che non me ne serve. Poi vediamo, però questo tanto adesso lo lascio qua, perché tanto gli unici che voglio nel fieno sono questi animali qua. No, è caduto. Ah, vabbè. Magnate, magnate, erba è. Vediamo di raccogliere quindi questo fieno, raga. Gli diamo questo e penso che per ora più di tanto non posso fare. Vediamo di raccogliere però al 100% il fieno. Ok, questo dovrebbe essere tutto fieno. Vediamo di raccoglierne tanto e lo diamo alle mucche. Ok, ragazzi, vai. 6.000 litri di fieno. Niente male. Probabilmente ce ne vogliono altri 6.000. Ma per ora va bene così. Poi nel caso, anche mentre non registro, faccio sta cosa. Ma vediamo. Ok, e il fieno va pure. Vediamo un po' animali. Eccolo là, fieno, perfetto. Manca il cibo energetico e la paglia. La paglia ovviamente, come vi dicevo, nel prossimo gameplay penso che riusciamo a farla. Oh, ma la pulizia l'ho fatto. Ma perché? Non lo so, io l'ho fatto. C'era andato a pulire dalle pecore, ma boh, sempre sporco, non lo so, ormai ci rinuncio. Vabbè, cibo energetico, quello, raga, per quanto riguarda ovviamente le mucche. Il cibo energetico lo dovrei fare con... Oh, questo non costa neanche tanto. Il carro miscelatore per foraggio e mischia balle di insilato, paglia e fieno per produrre mangime per le mucche. C'è questo qui che è più automatizzato, oppure questo trascinabile. Ovviamente preferisco questo qui che mi costa di meno, quindi... Se riesco a fare un po' di soldi, dobbiamo comprare questo, così che possiamo dare cibo migliore alle mucche. Anche se ho bisogno di paglia fieno e insilato. Ma appunto l'insilato, cerchiamo di farlo anche quello il prima possibile. L'insilato lo faremo con questo.
Quindi 38.000 e 41.000 mi servono sui 70.000 euro per poter dare da mangiare alle mucche. Ma è uno degli obiettivi che mi sto a fissare adesso. Va bene ragazzi, ci fermiamo per il momento qua. Spero che questo gameplay vi sia piaciuto. E appunto, successivamente vedremo di fare gli ultimi passaggi per soddisfare le mucche al 100%. Mi raccomando ragazzi, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace se questa serie vi sta piacendo. Ovviamente, raga, ciao alla prossima!